Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Sto facendo i video quasi una volta alla settimana perché non ho tempo e sinceramente il tempo che sto qua lo trascorro con la mia famiglia. Chiedo scusa per la luce e la qualità del video, ma sto registrando con la webcam, il cellulare mi dà sempre problemi con l'audio. Oggi faccio il video sulla mia skincare routine e anche su come faccio io la pulizia del viso. Partendo, diciamo, la mattina, io lavo il viso con il sapone Maisenza di Lush. È un detergente con una funzione leggermente scrubante e devo dire che a me piace tantissimo perché lascia il viso morbido, pulito e comunque da quando lo utilizzo vedo che mi escono meno brufoli, meno punti neri, vedo un miglioramento nella mia pelle. Poi, come creme sia la mattina che la sera utilizzo per il viso questa qua che è la crema per il viso della Yes To al pomodoro ed è la seconda che acquisto e mi piace tanto e costa 10 euro da Sephora. E poi per il contorno occhi sta terminando, questo qua è l'Iris Q di Kiko che io pagai 3,90 euro perché era in sconto. Mi piace perché comunque sento il contorno occhi più idratato, dopo un paio di settimane che lo utilizzavo, il correttore non andava a finire nelle pieghette, viene assorbito subito dalla pelle e non lascia la pelle unta. L'unica cosa che sa è che sta terminando e quindi io ho deciso di sostituirlo con il roll-on di Garnier. Questo qua è quello con la caffeina che io acquistato da Pro Shop e l'ho pagato 6,90 euro. Ancora non l'ho iniziato, non so dirvi com'è, però devo dire che l'Iris Q è un ottimo prodotto e lo ricomprerei sicuramente. La sera invece, innanzitutto mi strucco e per struccarmi bagno la salviettina di Sephora, basta lavarla insieme ai panni bianchi e questa diciamo torna come era prima. E adesso come struccante sto utilizzando questo struccante di L'Oreal, pagato 5-4 euro, una cosa del genere, ed è delicato per gli occhi, ed è veramente delicato, riesce a struccare bene gli occhi, ha qualche difficoltà con l'eyeliner, però basta insistere poco poco e viene via tutto. E sono 125 ml, non è male. Passando invece alla pulizia del viso, io praticamente prendo una pentola, metto dell'acqua e naturalmente quest'acqua deve quasi arrivare a ebollizione e ci metto dentro le fumantine di Lush. Io ho quelle al tea tree, ne taglio metà e la metto nella pentola e mi ci metto con l'asciugamano e ci sto 5-10 minuti. Le fumantine al tea tree sono ottime per chi ha una pelle grassa, acneica, o come me ha una pelle con tanti punti neri. Scusate, oggi c'è anche gatto. Allora, a me piace perché comunque io faccio questa pulizia del viso 2 volte al mese. Però se avete davvero tanti punti neri, io vi consiglio di andare comunque da un estetista. State attente perché alcune non sono brave, rischiano di lasciarvi cicatrici e cose del genere. O alcune la fanno anche male non levando i punti neri.
A me piacciono. Costano 2,15 2,15 l'una, basta tagliarne metà e va perfetta. Anche perché secondo me utilizzarne una intera non serve. E quindi faccio 5-10 minuti con i vapori e poi faccio uno scrub e adesso non ce l'ho qui perché l'ho dimenticato, però in genere utilizzo lo scrub della Yes2 al pomodoro, ottimo, delicato e riesce a scrubbare bene la pelle senza lasciare i segni sul viso. Vi consiglio quello perché è delicato e non aggredisce la pelle. E adesso come scrub sto utilizzando anche il My Senza di Lush, ne prendo un pochino di più rispetto a quando detergo normalmente il viso e l'effetto è più blando, ma comunque è un buon effetto. Subito dopo, magari per eliminare i punti neri, quelli più in superficie, utilizzo i face strips di Essence. Ci sono sia per il mento che per il naso. Fondamentalmente io li scambio perché ne ho più sul mento, quindi prendo quello per il naso e lo metto sul mento e quello per il mento lo metto sul naso. E devo dire che mi piacciono. L'unica cosa è che non li dovete tenere troppo, se no vi tirate la pelle. E poi sciacquo le zone che comunque hanno un pochino di residuo della face strip. Acquistate ieri, utilizzo delle maschere per il viso nutrienti, idratanti, anche per decongestionare il viso, perché comunque dopo tutto questo stress esce molto rosso, molto arrossato. E ieri, sempre da Pro Shop, ho acquistato una maschera per il viso Cleo tagliata a metà. Sono fondamentalmente due dosi per 7,5 ml. Una maschera nutriente con yogurt, avocado e macadamia. Io l'ho provata ieri e l'odore a me non piace per niente, però l'effetto a me è piaciuto perché la pelle è rimasta morbida e leggermente profumata e non mi ha dato alcun fastidio. L'ho tenuta su 10 minuti e mi è piaciuta. In genere io utilizzavo le maschere di Lush, come per esempio la Sottobosco, e una buona maschera perché è una maschera per una pelle irritata, che si irrita, ha dentro una camomilla lenitiva, gel di muschio irlandese nutriente e in più ha un ottimo profumo e bastava veramente poca per ricoprire completamente il viso. Ho anche provato le maschere della Montagne Jeunesse e io dopo la pulizia del viso utilizzo quella al cioccolato perché è antistress e mi piace molto. Le altre non mi sono piaciute per niente perché mi irritavano troppo il viso e quindi non facevano quello che dovevano fare. Però devo dire che queste qua, Cleo, pagata 1 euro, non è affatto male come maschera. O comunque potete anche decidere di fare delle maschere fatte in casa. Comunque quelle di Lush sono a base completamente naturale, prodotti che voi trovate in casa. Infatti oggi cercherò di farne fare una a mia madre contro le rughe, vediamo che cosa ne esce. E niente ragazze, questo era come mi prendo cura della mia pelle e la mia pulizia del viso. Fatemi sapere voi quali prodotti utilizzate, se mi consigliate qualche prodotto, soprattutto per attenuare le occhiaie, perché quello è il mio problema principale, e anche qualche metodo per eliminare più velocemente i punti neri. E noi ci rivediamo il prossimo anno, vi auguro un buon capodanno, un bacione! Ciao!